sono quasi 3 anni di carcere, di tanto in tanto. Oggi può essere per un tempo massimo di 90 giorni, 30 di base, rinnovabili fino a 90. Una volta decorsi i 90 giorni, i trattenuti devono essere messi in libertà, anche se non sono maturate le condizioni per l'espulsione o respingimento. Anzi, proprio se dopo questi 3 mesi non sono maturate le condizioni, gli viene messo il decreto di espulsione con indicato il termine di 7 giorni entro cui il soggetto si deve allontanare dal territorio nazionale. Questo che cosa significa? Che di fatto è un sistema di trattenimento che alimenta la clandestinità e l'irregolarità. Perché una volta che io sono riuscito a identificarlo e che non posso accompagnarlo alla frontiera di estero, di fatto con questo decreto io lo induco, lo mando, lo porto alla clandestinità. Se viene ripreso, ricomincio tutta la fila. Ci sono delle condizioni di questi soggetti di perenne stazionamento presso i CIE. Ripeto le condizioni che abbiamo detto. Nei CIE ci sono anche ex detenuti. Perché? Perché colui che lo straniero che ha scontato una condanna in Italia nel 99,9% dei casi, essendo irregolare, è destinatario di un provvedimento di espulsione. E ove non venga identificato adeguatamente, non si riesca immediatamente a eseguire l'espulsione, viene anche un trattenuto del CIE. Però il detenuto, il tempo massimo di trattenimento è di 30 giorni. Perché essendo stato in carcere, ci si augura che le procedure di identificazione siano state svolte in carcere. In realtà non è così, perché spesso accade che colui che ha scontato la pena con un nome in realtà non sia quella persona, ma ne sia un'altra. E il paese verso il quale deve essere rimpatriato non lo accoglie, non lo accetta più, non è un cittadino. E quindi l'espulsione non può essere seguita. E allora si cerca di identificare. Abbiamo situazioni kafkiane, di recente ricordi, di gente che per mesi sta all'interno dei CIEX condannati, non possono essere mandati da nessuna parte. Vediamo poi qual è il problema dei condannati in rapporto all'espulsione. Passo indietro. L'ex detenuto dice che il condannato è oggetto dell'espulsione, perché l'espulsione può essere di 3 tipi. Ministeriale, fatta dal ministro dell'interno rispetto a coloro che sono sospettati di terrorismo, che possono compromettere l'ordine pubblico o sono sospettati di terrorismo. Di questi tempi se ne è sentito parlare anche rispetto ai cittadini extracomunitari nella nostra regione, Civitanova, soprattutto islamici di fede musulmana. Prefettizia è messa dal prefetto per chi non ha i requisiti per rimanere nel territorio dello Stato, ma per il suo soggiorno, eccetera, eccetera, eccetera. Prefetto, qui sono amministrative, le lasciamo da parte, giudiziali. L'espulsione è messa da un giudice con la sentenza di condanna o al termine di una sentenza di condanna. E allora veniamo al nostro. Vado rapidissima perché ci sono rimasti 20 minuti e poi dobbiamo andarcene. Qual è la situazione della condizione di straniero rispetto alla detenzione? Mi sono portata un po' di dati statistici da cui partiamo per valutare se l'articolo 3 della Costituzione, che abbiamo già visto essere messo da parte in tutto quello che abbiamo detto, nel carcere trova o meno soddisfazione. È ovvio, lo dico già da subito, no. La legge in carcere non è uguale per tutti. La discriminazione dipende da tante ragioni, prima fra tutti proprio dalla ragione fondativa del nostro sistema penitenziario, cioè la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Non dovrebbe fare distinzioni, purtroppo il principio rieducativo nella gran parte dei casi non è applicato e non vale per gli stranieri. Vedremo poi perché. Partiamo da alcuni dati statistici per renderci conto di cosa stiamo, di che fenomeno stiamo parlando. Dopo le sofferenze
sofferenze del sovraffollamento, il nostro sistema penitenziario sia abbastanza stabilizzato. Abbiamo complessivamente, dati del marzo di quest'anno, una popolazione detenuta che si aggira sulle 54.000 unità, in aumento rispetto all'ultima rilevazione dicembre 2015. Sono aumentate di almeno un migliaio di unità già rispetto alle 52.000 e qualcosa, siamo già a 53.900, oltre il migliaio di unità. Quindi la popolazione detenuta è tornata a salire. Ma perché sono cambiate le leggi? No. Perché è cambiato e aumentato il fenomeno criminale? No. Perché sono cambiate le politiche di sicurezza, soprattutto delle forze di polizia e giudiziaria. Nel periodo del sovraffollamento c'era una tacita indicazione alle forze dell'ordine nel ridurre arresti e provvedimenti nei confronti delle determinate manifestazioni comunali. Ridurre l'entità degli arresti, questo si comportava un transito per il carcere, che avrebbe appesantito la condizione detentiva, contravvenuto alle prescrizioni operative date dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, secondo cui entro un anno dalla sentenza del regime del 93, del 2013, con la norma 93, avremmo dovuto ridurre il nostro tasso di detenzione, perché avevamo un indice di sovraffollamento in un anno che era contrario all'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. In un anno si dovevano abbassare a circa 15.000 unità, almeno di 15.000 unità, le presenze di questi. Se ovviamente continuava al ritmo che c'era prima la criminalizzazione di determinati comportamenti anche attraverso provvedimenti provvisori, quali misure cautelari in carcere, arresti, è ovvio che questo avrebbe alimentato la presenza in carcere. Quindi c'è stata una sorta di indicazione a rallentare quelle che erano le pratiche di polizia, le azioni di polizia tendenti alla repressione del fenomeno criminale. Indicazioni per i giudici e per le forze di polizia. A parità di leggi invariate, anzi, con una riduzione, ce lo dicono le indagini ISTAT, dei livelli di criminalità in tutti i settori. Non c'è un aumento della criminalità effettiva, c'è un aumento della criminalità percepita, ma non di quella effettiva. Sono ridotti i delitti contro la persona, sono ridotti i delitti contro il patrimonio. C'è un'altissima cifra nera, attenzione, dei fatti denunciati c'è una riduzione, poi c'è una cifra nera, la parte dei delitti che non vengono nemmeno denunciati. Quindi poi effettivamente si è diminuito o meno la criminalità, soprattutto quella di tipo economico, non lo sappiamo, contro il patrimonio. Ma in realtà le statistiche ci dicono che il numero di reati denunciati è diminuito, sia per i delitti contro la persona che per i delitti contro il patrimonio. Anche contro la dovere dei diritti legati alle stupefacenti. C'è una riduzione generalizzata. Ma questo non ha corrisposto ovviamente una presenza di detenuti in carcere, se non per le politiche massicce che sono state fatte, appunto, securitarie, di fermarsi un attimo in attesa che il sovraffollamento venisse superato, e ora si ricomincia con le azioni di polizia e l'intervento dei giudici nella repressione del fenomeno criminale, perché abbiamo una legislazione penale piuttosto invasiva, ingombrante. Lo strumento penale è l'unico strumento, o lo strumento che si predilige, come sapete, nella repressione dei reati. Non ci sono altre soluzioni. Il carcere è lo strumento privilegiato, sia in via preventiva cautelare che in via poi definitiva come sentenza criminale. Di questi 54.000 quasi di detenuti, quanti sono stranieri? Nel concetto straniero comprendo tutti, extracomunitari e comunitari. Sono quasi 18.000. Sono il 33,5% della complessiva della popolazione detenuta, un terzo della popolazione. Ovvio che se facciamo il rapporto tra popolazione, siamo quasi 60 milioni italiani, e popolazione immigrata, e
il tasso di criminalità degli stranieri è piuttosto elevato in rapporto. Che tipologia di detenuti ci sono all'interno del stranieri all'interno del carcere? Guardando le statistiche, vi faccio l'ultimo rapporto Antigone, che è quello del 2014, la situazione del 2014, ma di fatto non è cambiata tanto la tipologia dei detenuti che abbiamo in carcere. Noi abbiamo prevalentemente una provenienza geografica di questi detenuti stranieri romena, albanese, marocchina e tunisina. Romania, Albania, Marocco e Tunisia sommano il 60% dei 18.000 che abbiamo detto, più della metà, solo da questi quattro paesi, di cui uno comunitario, la Romania, quindi entra nelle statistiche della criminalità europea, gli altri tre extracomunitari, Albania, seppure facendo parte dell'area Europa, e Africa, sono in assoluto, diamo livelli piuttosto consistenti, vediamo se riesco a trovare un paio di numeri, questo è il peggio tante di quelle statistiche che sono diventata matta. Allora, un paio di numeri, dalla Tunisia al dicembre 2015 avevamo complessivamente 2000 detenuti, dal Marocco quasi 3.000, dalla Romania 2.850, su un totale di detenuti europei di 3.650. Cioè, cifre enormi, nella gran parte vengono da quei paesi. Essendo entrata nell'UE, la Romania, li computiamo come detenuti comunitari e non extracomunitari. Il tasso di criminalità di queste da queste provenienze è davvero alto. Se pensate che il tasso di criminalità italiano, cioè di delinquenza, chi delinque nel nostro paese è 62 su 100.000 abitanti, su ogni 100.000 abitanti. 62 italiani su 100.000 delinquono. Questo è il tasso di criminalità italiano. Pensate che il Marocco, vediamo se lo trovo rapidamente, c'ha un tasso del 704%, è il più alto in assoluto rispetto alla comunità. Di marocchini in Italia ce ne sono regolari, ovviamente, le statistiche sono fatte su regolari, non tengono conto degli irregolari, quindi è molto più alto questo indice se teniamo conto degli irregolari. È fatto sui regolari, è 704. L'Albania 518, con una comunità complessiva di 464.000 albanesi, in Italia irregolari, tutto l'illegale ovviamente non viene considerato. La Romania 309, e quindi sono numeri piuttosto elevati. La Tunisia in questa statistica non so perché non c'è, ma non ci importa. Vi faccio un paragone con altri immigrati extracomunitari. I filippini. I filippini hanno un tasso di criminalità di 35 su 100.000, il più basso in assoluto, anche nell'Italia. Delinquono di meno i filippini. Poi io direi di fare un analisi sociologico sulle ragioni. Normalmente perché si tratta di immigrati cosiddetti di fiducia, perché sono persone adibite all'assistenza domestica o alla cura della casa. E quindi c'è nei loro confronti, sono prevalentemente uomini, c'è nei loro confronti una fiducia che consente in qualche modo di integrarli abbastanza da evitare la violazione della legge. Mentre per gli altri ci sono tutta una serie di altri fattori che condizionano la violazione della legge. Altri numeri per capire il fenomeno della detenzione degli stranieri in carcere. Per entità della pena a cui sono stati condannati. Allora, prevalentemente i detenuti che si trovano in carcere sono in carcere per pene medio brevi. Il numero massimo per pene che non arrivano a un anno di reclusione, quasi il 50% degli stranieri in carcere, è con una pena che non arriva a un anno. E via via che le pene aumentano, il tasso
drasticamente, fino ad arrivare agli ascolani, nella vita perpetua, il 5% di questi minori è condannato all'ergastolo. Quindi, per gravità del reato commesso, è molto più alta la criminalità italiana rispetto a quella richiesta con l'ordine. Cioè, gli italiani delinquono meno, ma delinquono per reati più gravi. Gli stranieri delinquono di più, ma delinquono per reati più gravi. È ovvio che la ragione è legata alla loro condizione di detenzione. Prevalentemente di immigrazione, di stranieri. Cioè, alla marginalità sociale, la difficoltà di inserirsi in un diverso contesto sociale che li porta a delinquere. Tipologia dei reati. Andiamo a vedere anche la tipologia dei reati e poi vado a concludere con alcuni passaggi che mi interessano. La legge più violata è quella sugli stupefacenti. Quindi la criminalità anche straniera più alta è quella legata agli stupefacenti. In subordine delitti contro il patrimonio, ancora delitti contro la persona, legge sulla droga, su 17.678 detenuti per ragioni di droga, 6.266 sono stranieri. Su 17.000, 6.000 sono stranieri. Delitti contro il patrimonio, su 29.900 condanne per delitti contro il patrimonio, 8.192 sono di stranieri. Delitti contro la persona, tra cui c'è anche la violenza sessuale, lo sfruttamento sessuale, eccetera, eccetera, su 21.000, quasi 7.000 sono di stranieri. E poi ci sono la legge sull'immigrazione, rispetto alla sull'immigrazione. La violazione, le violazioni legate al giudizio sull'immigrazione, su 1.500 condanne, 1.400 sono di stranieri. Quindi è ovvio che i reati tipici, anche nel favoreggiamento, anche nella tratta di esseri umani, possono essere fatti anche dagli italiani, in realtà vengono fatti prevalentemente da stranieri. Quindi c'è circa 1.400 persone che sono detenute per reati legati proprio alla condizione di stranieri. Associazione a delinquere, per esempio, mi pare che si trovano siamo loro nel 4% di detenuti stranieri. L'associazione a delinquere stampo mafioso è un reato completamente italiano, per esempio. Se voi infatti fate il rapporto tra tipo la gravità del reato contestato e la percentuale straniera di quello che commette, è inversamente proporzionale. Gli stranieri delinquono sempre per fattispecie di quasi, se non avete dei dati su questo punto. La condizione di detenzione, comunque la stranieri è una condizione deteriore rispetto a quella degli altri. Per tante ragioni, per ragioni linguistiche, per ragioni religiose, per ragioni culturali. Ma soprattutto perché il fatto di essere straniero, di non avere legami con la comunità, la gran parte dei detenuti stranieri sono detenuti irregolari, che non hanno legami, non hanno radicamento sul territorio, non hanno legami familiari, la condizione di straniero appunto aggrava la condizione di detenzione. Perché? Perché oltre a non integrarsi all'interno della comunità penitenziaria, perché sono marginali come lo sono fuori, vivono la condizione di marginalità che vivrebbero fuori, non accedono nemmeno a quei benefici penitenziari che favorirebbero il reinserimento sociale. Non può, nemmeno accedono a tutte quelle misure, a tutti quei benefici penitenziari funzionali alla rieducazione. Le misure alternative all'intenzione, i permessi, tutti quei benefici, i contatti con il mondo esterno, che sono lo strumento privilegiato dell'ordinamento penitenziario per favorire l'inserimento sociale. Essendo persone sradicate dal contesto sociale di riferimento, non avendo punti di riferimento, raramente vanno in affidamento in prova, raramente vanno in detenzione domiciliare, raramente vanno in la percentuale al 31 dicembre 2015 di stranieri in misura alternativa non è del 13,15%, a fronte di un tasso di detenzione del 33,5%, di questo 33,5% chi accede alle misure alternative è il 13%, pochissimi, e sono aumentati nell'ultimo periodo, sempre per scongiurare la condanna per sopraffazione.
politico hanno una tendenza a concedere anche di più agli stranieri le misure alternative. Perché questo? Non hanno un domicilio spesso e volentieri dove seguire la misura, non hanno un lavoro, non hanno attività che consentano di concedere, di scongiurare attorno alla vita prima. La giurisprudenza di sorveglianza è restia a concedere le misure alternative. Perché? Perché secondo loro, agli irregolari, agli detenuti regolari, sarebbe un provvedimento contrario alla legge, perché legittimerebbe, autorizzerebbe l'esecuzione della pena in modalità contraria alla legge, cioè godendo di un permesso di soggiorno, tra virgolette, di stare sul territorio nazionale che non hanno, perché loro stanno sul territorio nazionale illegalmente. Se venissero ammesse una misura fuori dal carcere, sarebbero in una condizione di esecuzione della pena contraria alla legge, quindi sono restii a concedere. Fortunatamente si è di recente, diciamo così, formato un indirizzo di giurisprudenziale avallato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, che invece ha ritenuto che questa posizione della giurisprudenza sia contraria all'articolo 27,3 della Costituzione, perché escluderebbe dalla rieducazione tutti i detenuti stranieri, perché se non possono accedere alle misure alternative, che è lo strumento della rieducazione, lo strumento principe della rieducazione, verrebbe ad essi negato il diritto alla rieducazione. Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 2006, la sentenza Alussi del 2006, hanno stabilito che il diritto alla rieducazione deve essere riconosciuto a tutti i detenuti. E non è una rieducazione legata al contesto sociale dove poi verranno reinseriti. Che restino nel territorio dello Stato italiano o che vengano espulsi, la rieducazione è lo strumento per recuperare queste persone al rispetto delle regole e ad una convivenza sociale conforme al rispetto delle regole, dovunque poi verranno reinseriti. Dicevo dei giudici che non concedevano le misure per persone che poi non resteranno in Italia, che verranno espulse non appena finiscono di scontare la loro pena. Che rieducazione è questa? L'espulsione in sé è contraria alla rieducazione, perché se ad esempio uno straniero, accedendo alle misure alternative, avesse maturato un reinserimento sociale, avesse costruito dei legami sociali, avesse costruito dei legami familiari, che gli consentirebbero di vivere in Italia? L'espulsione che consente la sua determinerebbe la fine della rieducazione che ho attuato, ma non sarà stato inutile che rispondere alla sezione di tributica sezione. Bisognerebbe fare in modo che questo non venga espulso prima di tutto, e ci sono delle proposte, esattamente. Si sta lavorando per riconoscere i permessi di soggiorno speciali a coloro che condannati si sono rieducati, hanno maturato, sono molte resistenze, maturato dei requisiti per rimanere nel territorio dello Stato. Comunque, dice la Corte delle Sezioni Unite, comunque hanno fatto un percorso, magari imparato un mestiere, magari imparato una professione, quello che è, che gli consentirà anche tornando nel paese di origine, quando vorranno andare, di poter vivere in maniera dignitosa, in maniera consona alle regole del vivere sociale e non tornare più a casa di lei. Invece, l'orientamento, e chiudo veramente, l'orientamento che si ha rispetto ai detenuti extracomunitari è quello di favorire il prima possibile il ritorno nel loro paese di origine, attraverso sostanzialmente lo strumento delle esclusioni, oppure uno strumento convenzionale che riguarda sia appunto tutti i paesi che aderiscono alla Convenzione di Strasburgo relativa alle persone condannate nel 1983 o alla decisione quadro della Comunità Europea del 19 del 2008, il cosiddetto trasferimento di detenuti in situazione di pena. Attraverso un accordo con il paese di provenienza, in alcuni casi con il consenso del detenuto in esecuzione di pena nel nostro paese, questo può essere trasferito a determinate condizioni a scontare la pena presso il paese di provenienza. Sono forme di cooperazione internazionale volte a far
funziona sia come misura di sicurezza per i socialmente pericolosi, sia come sanzione accessoria con la sentenza di condanna per pene che non superano i 2 anni e quindi li applica direttamente il giudice della condizione, il giudice che accerta il reato, oppure dal magistrato di sorveglianza quando il condannato residua una pena non superiore ai 2 anni di reclusione. Sono tutte ipotesi di espulsione legate ad una condanna. Quindi possono essere funzionale alla eliminazione del forte sovraffollamento, ma niente di più. La funzione è proprio quella di far uscire un pubblico di gente dai nostri istituti. Ovviamente ove si possa identificare il paese di provenienza e mandare il paese di provenienza, ripeto, è uno strumento poco attuato. Previsto però da questo unico sull'immigrazione dall'articolo 16 del testo unico sull'immigrazione. Come sanzione di misura di sicurezza, e invece il codice penale stabilire la possibilità dell'esecuzione degli stranieri, tanto i comunitari che gli extracomunitari, ce n'è per i comunitari e per gli extracomunitari, in costanza della commissione del reato e della sussistenza di una condizione di pericolosità sociale, cioè pericolo che il soggetto pone a comunque. Tirando le fila, anche con questi pochi spunti che vi ho dato, la condizione di detenzione dello straniero in Italia non solo contrasta con l'articolo 3 della Costituzione, non solo contrasta con l'articolo 27 della Costituzione, comma 3, il principio educativo, ma soprattutto contrasta con il senso di umanità che dovrebbe accompagnare l'esecuzione della pena, perché le modalità esecutive, per tante ragioni, comportano per gli stranieri un aggravio della loro condizione detentiva, una pena che si aggiunge alla pena che devono già scontare. I numeri che vi ho detto dimostrano appunto che difficoltà di lingua, di cultura, di religione e comunque quella condizione di marginalità che accompagna la vita di un migrante dalla società libera si replica all'interno del carcere. E qui mi fermo. Grazie a te. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma intanto abbiamo fatto un primo quadro su quella che è la situazione della detenzione per gli stranieri nel nostro paese. Se poi volete qualche dato, l'ultimo rapporto antico del 2015 ha proprio una parte dedicata alla detenzione degli stranieri, quindi insomma è un corredato di dati. Nel sito del Ministero ci sono una valanga di dati che possono essere letti, poi ci sono pubblicazioni varie che si occupano di